Grazie che mi avete invitato a parlare di Giuliano Romano, che conosco personalmente da tanti anni. Ho conosciuto qui prima come astrofilo, poi come dipendente di questa università. Oggi cercherò in breve tempo, ed è estremamente difficile, di raccontarvi prima il contesto dove lui è maturato e secondo tutte le ricerche fantastiche che ha fatto durante la sua attività accademica. Allora, essenzialmente, nasce e vive a Treviso in questo castello, Castello Romano, dei genitori, sembra tanto la specola di Padova, c'è anche il ponte di ferro, si matura a Venezia, al liceo scientifico Benedetti, inaugurato nel 23 con lo stesso anno della riforma gentile della scuola. Non è un liceo di regime, ma è un liceo estremamente rigoroso che deve preparare gli studenti all'università. Quindi non c'è da strabuzzare gli occhi se si vede nella pagella di Romano tutti sei. Sono tutti sei perché la selezione era terribile, ma quello che lascia stupito, almeno mi lascia stupito, è il 7 in matematica e il 7 in scienze naturali, che già lo promuoveva come con delle attitudini scientifiche abbastanza importanti. Nella pagella c'è scritto a mano nel modulo prestampato cultura militare, che è l'impronta della riforma gentile. Giuliano Romano si diploma nel 42, che ricordo è un anno mirabilis. In Italia c'è una grande disquisizione, celebrazione di Galileo, celebrazioni galileiane che affrontano Galileo da Pisa a Roma fino a Padova, e l'Ateneo di Padova ha la conclusione del suo rinnovo del Palazzo del Bo, con i mobili di Gio Ponti della sala di Galileo, che come la vedete oggi è restaurata nell'Ottocentesimo, però è quella l'impronta che è stata data, e soprattutto si parla tantissimo che a maggio è stato inaugurato l'osservatorio astrofisico di Asiago. Quindi Romano, durante le medie, durante le superiori e soprattutto il primo anno di università, è in una città che ha un osservatorio astrofisico di importanza nazionale. I primi due anni si laurea in fisica, cioè consegue il corso di laurea in fisica, si laurea in sei anni, no, ahimè, il 7 di aprile Treviso viene bombardata. Quindi lo stop che Romano ha subito per più di un anno non è assolutamente dovuto a lui. Anche l'osservatorio di Asiago si era molto ridotto l'attività in quegli anni. Alla fine della guerra, nel 1946, trovo scritto che lui ha cominciato a costruire i telescopi della sua specola, e lui si iscrive, passa da fisica a matematica pura. E questa è l'impronta, diciamo così, che poi lo porterà alla laurea, una laurea in matematica, diciamo così, termini astronomici. Di cosa si occupa? Prima della tesi, guardiamo il libretto dei suoi esami, secondo me sconvolgente. Come si diceva ieri, le spalle dei giganti, come Sati, l'ho segnato in rosso, Baldini dice, come Sati è uno dei geometri italiani più originali del XX secolo, ha preso 28 con come Sati. Tutti gli altri insegnanti di matematica, professori di analisi superiore e geometria, Mattioli, Tonolo, Morin e via dicendo, sono o allievi o colleghi di Ernesto Laura, che se non conoscete è uno dei primi e grandi fisici matematici tra gli anni 30-40. Quindi le analisi le fa con queste persone, le fisiche le fa con Rostagni, sia la parte teorica che la parte pratica. Rostagni è succeduto a Rossi, e fisica e matematica la fa con Giuseppe Colombo. Questi sono gli esami fondamentali. Gli esami complementari, quelli su cui prende 30, l'unico con cui prende 30 è con Leonida Martin in meccanica superiore, che è meccanica celeste, e poi con geodesia e astronomia, che le fa con Silva, che aveva appena inaugurato l'osservatorio di Asiago. Se non gli bastasse questo curriculum, lui segue anche i corsi di fisica teorica di Dalla Porta, ma non dà l'esame perché non era necessario, avendo già completato tutto il curriculum. Proprio Martin è l'astronomo che, aspetta che tolgo questa sedia, è l'astronomo che secondo me ha dato l'impronta di studio, di capacità, di carattere a Romano. Martin si è laureato anche lui in matematica pura, è stato a Padova per 3 volte consecutive, passando da un osservatorio all'altro. Alla fine è andato a ricostruire dopo la guerra l'osservatorio di Trieste, e Martin è una figura nella meccanica celeste importante per i suoi studi. Ma soprattutto Zagar scrive di Martin:
In quegli anni a Trieste, quando lui era a Trieste, egli si prodigò, quindi appena dopo l'ultimo periodo padovano, egli si prodigò anche per l'incoraggiamento e l'appoggio autorevole agli astrofili italiani, che allora incominciavano ad affermarsi in modo molto promettente in varie città, specialmente del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Proprio in quegli anni, un certo Marino Perissinotto, che alcuni di noi conoscono, molti altri no, astrofilo dell'ambito trevigiano, conoscendo questa attitudine di Martin, gli scrive per chiedere informazioni e Martin lo passa a Giuliano Romano. Marino Perissinotto è stato per molti anni ad Asiago a fare il tecnico, a prendere le lastre, anche fare lavori insieme con Romano, e ci ha lasciato qualche anno fa. La tesi di laurea di Romano è una tesi di laurea autorevole, fatta con Martin, cambia il titolo, in pratica parla, tra poco vedremo il suo contenuto, ma parla di stelle doppie. Ma non si accede alla laurea se non facendo anche altre due tesine, siamo a tre, tre. E chi sono gli altri correlatori? Uno è Ernesto Laura, problema di Dirichlet per la sfera, e il secondo è Giovanni Silva, modifica del metodo di Gauss per i calcoli dell'orbita. Quindi, tesi di un certo livello. Martin, diciamo così, la tesi, ora non la leggo tutta, ma vi do l'imprint di questa tesi, è divisa in due parti. La prima parte è, come diremo oggi noi, compilativa, in cui si raccontano il contesto delle stelle variabili, come la loro genesi, come la loro dinamica, la classificazione che si era cominciata a fare. Ricordiamo che pochi anni prima gli astronomi dal 1900 al 1940 facevano la gara chi scopriva più stelle variabili, quindi c'era già una certa statistica da però studiare e capire qual era la evoluzione di queste stelle. È nella seconda parte della tesi che Romano mostra, diciamo così, la stoffa di cui è fatto. Prende dei lavori di Martin sull'evoluzione dei sistemi binari tramite la perdita di massa di stelle variabili, quindi stelle che perdono massa per luminosità, e la E è uguale a mc quadro, è questa. Per Eddington la massa cala con una potenza, diciamo così, con una, dov'è il punto qua? Con una proporzione di luminosità, mentre invece con James decade con una potenza della massa, la terza potenza della massa. Ma queste due formule messe insieme non spiegano la genesi di tutti i sistemi stellari che all'epoca avevano in statistica. Quindi è necessario, suggerito da Martin nei lavori di Martin e poi risviluppati tutti da Romano, trovare un termine, aggiungere un termine a queste formule che si chiama effetto del periastro, che dipende sia dalla massa per una certa potenza ma anche dalla distanza al quadrato dei due corpi quando si avvicinano l'uno all'altro. E con questo termine del periastro si riesce a spiegare la genesi di tutti i sistemi stellari che loro vedevano fino a quel punto. Poco prima della laurea lui già comincia ad insegnare a Treviso, insegna all'Istituto Riccati, che è un liceo paritario, un liceo della provincia di Treviso, l'unico che ha un corso per geometri, e poi l'anno dopo inizia una lunghissima attività di insegnamento di matematica e fisica al Collegio Pio X di Treviso, qui è il Collegio Vescovile, qui c'è nel 72 una foto presa dagli allievi di Facebook che ancora oggi stanno parlando del loro collegio, e questo è Romano in mezzo a tutti gli altri colleghi e il Vescovo. Infatti qua lo faccio solo vedere perché ancora oggi, stiamo parlando del 23, ci sono studenti ex allievi del Pio X che parlano di Romano come il mitico professor Romano, il sommo professor Romano, quello che ci ha portato a vedere le stelle a casa sua, al castello. Quindi, insomma, a Treviso ha lasciato un'ottima impronta. Qui sintetizzo molto brevemente qual è la sua attività accademica all'Università di Padova. In blu sono i milestones di carriera, in colore quelli didattici. Allora, sono stato incuriosito dal fatto che Romano, la prima attività accademica, l'ha ottenuta con un'idoneità all'assistenza alla cattedra di astronomia. L'assistenza alla cattedra di astronomia significava avere la possibilità di accedere alla strumentazione scientifica dell'osservatorio e operare come ricercatore all'interno dell'università senza avere un contratto di ruolo. E la ottiene all'Università di Bologna, dove soggiorna per un mese intero in estate, quando il direttore è Guido Ornus Arturo e sta a Loiano a compiere delle osservazioni. Se sto cercando insieme con Silvia Galletti dell'Osservatorio di Bologna, e probabilmente il prossimo anno vi racconterò queste cose. Poi nel 54 a Rosino succede una cosa importante.
L'osservatorio di Asiago sta già lavorando con Giuseppe Manino e tutti gli altri astronomi assunti ad Asiago, ma Giuseppe Manino, che lavora ad Asiago sulle lastre e sul telescopio del 1,20 m, vince il concorso di ricercatore al CNR. Quindi si libera una posizione e Rosino è, diciamo così, in panico, scrive al Ministero e chiede una posizione straordinaria per sostituire le mansioni che Mannino non può più fare in osservatorio. Ed è qui che viene chiamato Romano ad Padova. In questo momento lui entra a Padova grazie, diciamo così, al concorso di Mannino che lascia a voi libero il posto. L'assistente è straordinario, ma poi viene rinnovato di anno in anno per moltissimi anni. E questo gli permette di lavorare su ricerche astrofisiche dall'osservatorio di casa, appena scopre qualcosa, comunicare ad Asiago e utilizzare gli strumenti di Asiago per conferme o per ampliare questo tipo di ricerche. Nel 62, siccome come vedremo tra poco non vede solo stelle, diventa cultore della materia in cosmologia e lo stesso anno gli viene dato l'incarico dell'insegnamento di cosmologia, il primo incarico di cosmologia all'Università di Padova. In quel caso lui insegna cosmologia prima a fisica, nel corso di laurea di fisica, poi nel corso di laurea in matematica e solo dal 70 nel corso di laurea di astronomia. Tra l'altro viene chiamato anche il professor Cavaliere, cosmologo di Roma, 5 anni qui, ma l'importanza del test, di quello che spiega Romano è così ampia che non viene messo in pausa, ma viene sdoppiato e Romano continua insieme con Cavaliere a fare il corso di cosmologia. Per motivi personali, nel 69, quando tutti questi rinnovi annuali vengono confermati in ruolo, nel 67, per la cattedra, quindi per l'attività di ricerca, nel 69 Romano, per motivi personali, rassegna le dimissioni e diciamo così, solo per chi ci conosce, è l'occasione per cui entra Massimo Capaccioli in questo dipartimento con questo tipo di attività. Alla fine, solo nel 73, nella nuova scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva, gli viene assegnato questo corso, strano, un corso di accertamento diagnostico malattie batteriche e parassitarie, forse per l'attività statistica che lui sa perfettamente portare avanti, e nel 76, finalmente, viene stabilizzato nell'incarico di insegnamento di cosmologia e infine nell'80 diventa professore associato per il primo corso di storia dell'astronomia di questa università che mantiene fino alla fine della sua vita. Ora, il corso di cosmologia, qui c'è il contenuto del corso, che è sia la parte, diciamo così, di contesto più la parte più teorica e che affronta tutte le cosmologie, ma senza dubbio quello che è interessante anche per oggi è che lui chiede al corso di laurea di istituire questo corso di storia dell'astronomia perché c'è l'esigenza di dare in mano agli studenti che non vogliono fare la professione di astronomo uno strumento per praticare la professione di insegnante. Ecco che mette in piedi questo corso annuale, questo è il primo anno di corso e come vedete ha una quantità di topics incredibili, dall'astronomia ciclica a quella geometrica fino a quella fisica. Ed era proprio un sunto generale di tutta l'astrofisica che lui poteva raccontare, che gli insegnanti potevano poi raccontare nelle scuole. Allora, nella sua attività, qui concludo la parte, diciamo così, prettamente accademica di calendario e vado in quella professionale. Con che telescopio ha lavorato Romano? Beh, della Specolari di Treviso parlerà poi i miei colleghi che mi seguono, ma lui ha lavorato principalmente con i telescopi professionali, prima con lo Zeiss di Loiano, di 60 cm, poi ha trovato il Galileo che era appunto inaugurato il giorno della maturità e nel 58 nasce l'astrofisica di Romano con i telescopi di Schmidt. Il telescopio di Schmidt sensibile al blu gli ha permesso di fare campagne osservative enormi. La sua ricerca astrofisica è strabiliante perché oltre a durare tantissimo gli ha permesso di produrre circa 300 articoli, più o meno 160 pubblicazioni si trovano ancora in ADS, 14 libri e una moltitudine di articoli di divulgazione. Qual è il topics? Le stelle variabili in tutte le sue forme. Ma di queste stelle variabili, lui ha cominciato con le stelle doppie e le ha affrontate in tutta la loro casistica, tanto che a un certo punto ha cominciato a non vedere solo stelle, ma oggetti quasi stellari, come diceva prima il professor Barbieri, che era una cosa estremamente nuova e che meritava di uno studio ancora più approfondito, lo vedremo tra un po'. Di cosmologia non si trovano solo 8 pubblicazioni, ma non è vero. Queste 8 pubblicazioni sono
praticamente la sintesi del suo corso dell'ultima parte del suo corso di cosmologia che faceva, che l'ha pubblicata su Celum, perché le altre pubblicazioni sono all'interno di quelle delle stelle variabili. L'ultima parte della sua vita l'ha dedicata all'archeastronomia. Non mi stupisco di questo, perché ha imparato benissimo da Silva la geodesia. Quindi lui poteva misurare perfettamente l'orientamento di un dolme a terra e rapportarlo perfettamente con le misure che lui poteva calcolare in cielo. In ambito astrofisico il suo metodo era semplicissimo, diciamolo così: calcolare la tempistica con cui puntare in cielo una zona di cielo, osservarla e monitorarla per moltissimo tempo, stiamo parlando anche fino a 20 anni, per avere statistica di misura della variabilità stellare di tutti i tipi di stelle che poteva trovare in cielo. Il metodo era sull'asta fotografica, la visione oculare. Questa è la distribuzione delle stelle variabili che lui ha scoperto. Ho avuto la grande fortuna di trovare che nei cataloghi sono chiamate stella variabile stellato GR, Giuliano Romano, sono 311, 266 sono quelle confermate, la maggior parte sono variabili, RR Lire, Mira, binari d'eclisse e binari cataclismiche, ma tutte queste popolano completamente il diagramma che spiega le stelle variabili. Ora andrò, nei minuti che mi mancano, a raccontarvi le, non tutte, ma quelle scoperte di Romano, di oggetti celesti di Romano, che l'hanno secondo me consegnato alla storia, perché oggetti che non si conoscevano prima e che poi hanno avuto un seguito addirittura fino a quest'anno. La prima nel 52, quindi quando prende l'idoneità a Loiano, a Bologna, scopre i Cefei, una stella variabile che secondo lui è una di tipo era corona borealis. Cosa significa? Una stella variabile che emette carbonio in modalità ciclica, riduce la sua luminosità e poi, ma è strano. Nel 66, nella campagna che sta facendo ad Asiago con Perissinotto, la riclassifica come stella variabile. Questa stella variabile, ancora con una fisica non proprio chiara, ha una variabilità di circa 5 anni e 7 mesi. Ogni 5 anni e 7 mesi da quella data, a livello mondiale, ci sono delle campagne di osservazione per capire qual è la fisica di questa galassia, di questa stella. E l'ultima campagna, la tredicesima, questa è un'interpretazione, è che ci sia un disco attorno alla stella principale che precede, e quindi questi movimenti di precessione della stella e del disco permettono di spiegare le curve di luce che anche Romano aveva già visto. Strabiliante. Romano fa il botto nel 57, quando da casa sua scopre una supernova nella galassia ellittica M84. Chiama Asiago, c'è il professor Bertola che sta osservando, segue per 3 mesi la stella, gli fa uno spettro con 1,20 m e viene classificata stella supernova di tipo 1A, tra poco vedremo l'importanza, ma soprattutto Romano ha un'eco italiana. Maffei scrive sull'eco della stampa: ad Asiago è stata scoperta la prima grande supernova italiana da un italiano, è un momento importantissimo perché le supernove servono per misurare la costanza di Hubble, che Hubble aveva scoperto la recessione delle galassie, e ne servivano tante, questa è una delle prime. Nel 61 Romano scopre una seconda supernova in un'altra galassia ellittica ancora più particolare, è talmente, questa era l'asta dello Smith, la galassia qua in mezzo, ingrandita è qui, si vede appena appena, ma il nucleo è perfettamente illuminato dalla supernova. Difficilissima. È talmente vicina al nucleo che nessuno riesce a vederla. I fotometri di Asiago non riescono a misurare la magnitudine. Il Palomar con Zwick, che stava cercando un sacco di supernove, non riesce a vederla. Romano diventa famoso a livello mondiale per essere quello che riesce a scoprire le supernove anche vicinissime al nucleo. Questa è la curva di luce che lui poi traccia da casa sua anche con l'astra di Asiago, e lo spettro della supernova di Romano fatta da Bertola ad Asiago, che è la classifica supernova di tipo 1A, e qui la telefonata che lui gli ha fatto è raccontata nel cielo. Arriviamo al 2012, il telescopio spaziale Hubble, cercando tutti i resti di supernova, anche di quella, punta il telescopio spaziale sul nucleo di M84 e trova talmente tanti candidati che dice che è ambiguo poterlo cercare. Quindi anche il telescopio spaziale Hubble non è riuscito a trovare questa supernova.
l'occhio di Romano era strabiliante, come diceva prima il professor Barbieri. Le supernove, due parole, Sandage prende, diciamo così, l'eredità di Hubble, e c'è per moltissimi anni, quasi 100, forse abbiamo finito la storia, ma non credo, la misura delle costanti di Hubble di espansione dell'universo e anche il parametro di decelerazione, H0 e Q0. E proprio Sandage utilizza le supernove meglio misurate in uno dei suoi primi calcoli della costante di Hubble e becca dentro le due di Romano e le due di Rosino. Quindi, insomma, quando si dice attività di ricerca a livello mondiale, è questo. Questo è lo sviluppo di H0 negli ultimi 100 anni, da 600 addirittura arriva nel range di Romano tra 50 e 100, e oggi sappiamo solo con il fondo cosmico che è intorno a 75. E ad Asiago comunque Rosino lascia un'impronta importantissima che viene sviluppata negli anni ancora oggi con la ricerca delle supernove, la catalogazione delle supernove. Massimo Turato è qui che può raccontarmi molto più meglio di me tutta questa storia che ancora oggi è in funzione. I telescopi sono sensibili nel blu, le stelle variabili ce ne sono tantissime, ma ci si concentra in stelle variabili strane, che sono, c'è anche la radioastronomia che prende piede in quegli anni, si cerca la controparte ottica di radiosorgenti, o la ricerca di galassie compatte, o la ricerca di questi oggetti quasi stellari. Romano dice, durante una sua conferenza pubblica, ragazzi, negli anni 60 c'è una stella strana, che sembra una stella, ma un redshift è lontanissima da noi e ha la luminosità pari a quelle delle galassie. È una cosa che merita un grande tipo di studio. Quindi lui si prende tutti i cataloghi delle stelle fatti poco tempo fa, poco prima di lui, e comincia a monitorarli per decine di anni al fine di trovare le corrispondenze, se sono oggetti variabili e di che tipo, da un punto di vista di quasar. E i primi che trova sono proprio Borger 16 e Borger 18, sono i primi che lui classifica come quasar, mentre Borger aveva classificati come stelle variabili di non si precisa bene quale tipo. L'ultima, la terza supernova di Romano, è in una galassia anonima, in un campo che lui sta seguendo intorno a Gamma Comae da moltissimo tempo. Lui la scopre, qui la vedete accendersi, non c'è nella lastra degli anni 69, c'è nella lastra degli anni 70, con questo effetto di blink che lui riusciva a scoprire molto bene. Questa è l'immagine della supernova e la galassia che la ospitava in un'immagine di archivio. La nota di Romano, solo questa supernova, 11 citazioni in circa 10 anni. Non so se delle altre vi avevo messo le citazioni, ma comunque ce ne sono moltissime altre. I quasar sono l'ultimo pezzo della coda astrofisica di Romano, in cui insieme con un gruppo capitanato dal professor Barbieri, Cesare Barbieri, sulla ricerca di questi nuovi oggetti quasi stellari che cominciano ad apparire moltissimi, bisogna cercare e monitorarli per moltissimo tempo. Quanto tempo? Stiamo parlando di oltre 20 anni? Oltre 20 anni in cui una lastra viene messa lì e viene cercata la magnitudine di questi oggetti per trovarne, ad esempio, se ci sono leggi di variabilità legate al redshift o alla magnitudine assoluta, oppure che proprietà hanno otticamente rispetto a quelle radio che, ad esempio, Pinto ad Asiago e in università stava già promuovendo anche nei loro corsi. Quindi queste sono, diciamo così, una statistica che viene fatta dopo tutti questi anni di osservazione. Vengono scoperti anche moltissimi nuovi quasar, oltre e quasi 200, con lo Smith piccolo, perché lo Smith piccolo aveva le lastre perfettamente trasparenti e blu, quindi poteva permettere questo tipo di indagine. In più ad Asiago mancava anche a 1000 metri di atmosfera e l'atmosfera era più trasparente ancora alla parte blu ultravioletta. Di tutti questi quasar ne cito soltanto due. Il più famoso è 3C273, scoperto da Sandage nel 63, sbaglio, e queste ricerche sono cominciate 2 anni dopo. Ok? E una cosa molto importante, una cosa che non si poteva conoscere ancora all'epoca, era che tipo di periodismi avevano per stabilirne che tipo di fisica apparteneva a quell'oggetto. Ecco che ci sono osservazioni di 25 anni e bisogna inventarsi un metodo per ricercare dati non equispaziati. Romano si occupa della cadenza di osservazione, che lastre utilizzare, che stelle standard utilizzare per calibrare i dati, Barbieri e il suo gruppo, nuovi metodi matematici per trovare periodismi. Questo diventa pubblicato su Nature,
solo questo oggetto ha 1700 pubblicazioni da quell'epoca, e un altro di cui trovano di nuovi periodismi ne ha 800. Cioè, i quasar sono l'oggetto dove tutti gli astronomi extragalattici stanno guardando. Finisco, e sono anche in tempo, per fortuna, con un oggetto strabiliante che chiude un po' il cerchio dell'inizio della storia di Romano allo Iano, perché nel 78 scopre la sua 290esima stella, seguendo un campo intorno a M33, una galassia spirale qua, un M33 per cercare quasar, ma trova una stella strana nel blu, una stella estremamente luminosa, appunto la 290esima o V532, poi ribattezzata la stella di Romano, e questa stella di Romano ha ottenuto ben 52 eccitazioni fino all'anno scorso. Poi vi dirò perché tutti gli astronomi sono così interessati a questa stella. Questo telescopio ultravioletto Swift, che punta M33 per monitorarla, e questa è un'immagine del telescopio spaziale Hubble che mostra una struttura attorno a questa stella. Questa stella è una stella gigantesca, oltre 20 masse solari, emette nel blu perché ha un'enorme produzione di energia, quindi molto strana, non ce ne sono così tante. Solo nel 2000 su M33 parte una ricerca e se ne sono state scoperte 100, ma oggi se ne conoscono massimo un 200. E perché è così importante? Perché questa stella variabile luminosa nel blu, ora capito di tipo Wolf-Rayet, è una stella che ha un vento enorme di perdita di materia e potrebbe essere, cioè, ciclicamente può diventare luminosa quanto una supernova, ma non ha lo spettro di una supernova, quindi è una supernova impostore, oppure può trasformarsi, a seconda che sia vicino a una stella che le orbita attorno, anche una supernova vera e propria. Quindi questo è il periodo in cui Romano segue la supernova otticamente con i telescopi di Asiago. Dato l'interesse, si cerca nel passato e si trovano osservazioni fino al primo del Novecento. Dopodiché Viotti, Polcaro, Osservatorio di Loiano, Università di Bologna, i russi, Zarova, i 6 metri che c'è in Caucaso, e il Grande Khan, il telescopio di 10 metri che c'è in Spagna, cominciano a monitorare questa stella per moltissimo tempo e coprono praticamente oltre 120 anni, perché ovviamente è una stella che ha un valore scientifico enorme. Ancora oggi, negli articoli che escono, viene citata come la stella di Romano. Quindi l'impronta, almeno sulle scoperte che ha fatto, è senza dubbio non limitata nel tempo della scoperta, ma prosegue molto oltre gli anni dove, diciamo così, l'interesse scientifico poteva estinguersi. Chiudo con una cosa simpatica. Romano è stato un grandissimo divulgatore. Molti qui sono diventati astronomi, anche importanti, perché ispirati da Giuliano Romano nell'ascoltarlo durante le sue serate di divulgazione. Tutti voi vi ricordate 20 luglio, sbarco dell'uomo sulla Luna. Pochi si ricordano che la RAI ha messo in piedi 25 ore di diretta, e durante queste 25 ore di diretta ha chiamato uno stuolo di esperti, dai geologi, agli astrofisici, ai chimici. E tutti si ricordano Tito Stagno. Adesso io vi racconto quello che vedrete fra un minuto, che durerà un minuto, ma Barbato inizia la trasmissione. Romano è invitato alla trasmissione come esperto, adesso tutto in prima fila, quindi subito dopo l'inizio della trasmissione, 20 secondi dopo, Romano è il primo che viene inquadrato dalle telecamere. Su Romano e gli altri che sono seduti a fianco, Livio Gratton, cosmologo importante di Roma, e Giuseppe Mannino, proprio il Mannino che aveva lasciato il libero posto per assistenza di cattedra in astronomia a Romano ad Asiago, che gli aveva fatto osservazioni su supernove variabili, e che poi, dopo molto tempo, diventa direttore dell'osservatorio dell'Università di Bologna. Rimane in queste 25 ore, ne ho trovate 8, e su queste 8 c'è solo l'intervista a Mannino, ma vedrete Mannino a destra di Romano, Romano e Livio Gratton. Secondo me è abbastanza interessante. Saranno questi i temi ai quali dedicheremo la nostra lunga attesa. All'evento eccezionale di questa che potremmo definire un'odissea tecnologica verso l'ignoto, ci prepariamo con una trasmissione televisiva.
Questo è Romano e naturalmente questo è Livio Gratton, un altro importantissimo astronomo dell'epoca. Armstrong, si intersecano le voci degli astronauti, Mannino. Looking good, dicono da terra, tutto va bene. E adesso stanno per atterrare. A minuti si accenderà all'interno dell'EM la spia luminosa che indicherà che le gambe del ragno hanno toccato il suo... Liste. Ecco, per esempio, uno dei tanti esperti scienziati, professor Mannino, lei esattamente è... Sono il direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Bologna. Ecco, senta professore, lei come giudica gli astronauti? Degli uomini comuni o degli esseri eccezionali, straordinari? Siamo nel campo della ricerca scientifica, quindi non ci sono né uomini comuni né uomini eccezionali. Ci sono degli uomini che a un certo momento hanno fatto una ben precisa scelta. Adesso conoscono bene il loro mestiere e compiono il loro dovere. Uomini comuni allora? Beh, non proprio comuni, insomma, neanche estremamente coraggiosi. Grazie professore. Molto curiosa questa cosa, bisogna trovare. Concludo con una frase che Romano scriveva negli ultimi anni in cui si occupava di umanesimo latino e che quindi per lui riassume, diciamo così, il suo pensiero e la visione che ha nel futuro. L'universo è immenso e la nostra mente è limitata, ma essa cerca con estrema curiosità di andare sempre più avanti. Grazie a tutti. Ma se c'è qualche domanda penso che possiamo permettere. Valeria. No, mi permetto solo di fare una constatazione. Dicevi appunto che con Giuliano Romano, molti appunto sentendo Giuliano Romano poi si sono appassionati all'astronomia. Io posso dire che invece ho seguito le lezioni di storia dell'astronomia del professor Giuliano Romano ed è il motivo per cui adesso mi occupo di storia dell'astronomia. E la cosa che ricordo di più, perché all'epoca insomma, Giuliano Romano faceva lezione con la lavagna luminosa, con i lucidi, quindi tutt'altro rispetto alla tecnologia di cui si dispone oggi, ma fare lezione col professor Romano era fare un viaggio in una realtà virtuale. Quando lui iniziava a parlare proiettando i suoi lucidi, altro che essere immersi nella realtà virtuale di oggi, era veramente come essere nei luoghi che lui descriveva nel momento in cui faceva lezione. Questo è un ricordo che veramente resta indelebile. Basta, volevo solo dire questo. Bravissima, grazie. Brava, grazie.